E allora ragazzi, salve a tutti, bentornati con questo nuovo video. Quest'oggi, come potete benissimo vedere, siamo su Pokémon Bianco 2. Dato che avevamo portato ormai anche troppo tempo fa Pokémon Bianco 1 con Zekrom come Pokémon leggendario, quest'oggi portiamo Pokémon Bianco 2 con teoricamente Reshiram come Pokémon leggendario. Dovrebbe esserci Reshiram. Era un casino, mi avevate spiegato che c'era un casino perché si invertivano, però non mi ricordo se si invertivano prima o si invertivano dopo. Come vedete, l'impostazione è la solita. Qui sotto c'è lo schermo sotto, mentre a sinistra, destra, non so, comunque di qua c'è lo schermo grande. Nuovo gioco. Ciao. Ciao, lei era Aralia, vero? Il benvenuto nel mondo dei Pokémon, sono la professoressa Aralia. Tutti mi chiamano professoressa Pokémon. Questo mondo è abitato da creature strane chiamate Pokémon. Ne esistono numerose specie differenti e sono diffuse un po' ovunque. Le accomuna il fatto di avere dei poteri misteriosi. Noi umani viviamo in totale armonia con i nostri amici Pokémon. Vivere e lavorare con loro al nostro fianco rende tutti più felici. Non è affatto raro che gli esseri umani facciano lottare i Pokémon tra loro. Questo serve a rinsaldare il legame di amicizia tra noi e loro. Il mio lavoro consiste esattamente nello studiare queste strane creature. Bene, questo è quanto. Dimmi qualcosa di te. Sono sempre io. Allora, dato che teoricamente Pokémon Bianco 2 è il sequel diretto di Pokémon Bianco, che si svolge dopo credo 2 anni, non ho capito bene, dopo 2 o 3 anni dalle avventure di Pokémon Bianco, naturalmente noi non dobbiamo essere da meno. Quindi, a parte che i personaggi sono cambiati, mi ricordo che erano diversi. Io sono un ragazzo di nome, ovviamente, Samsung. Cioè, dobbiamo mantenere le nostre origini. Certo che mi chiamo Samsung. Hai problemi? Grazie, che bel nome, lo so. E ora parlami del tuo rivale. Che sto matto, non è coso? È quel ragazzo che abita vicino a casa tua, vero? No, ma chi lo conosce? Come si chiama? Tony. Come Tony? Si chiamerà Tonino. Tonino, ho capito bene. Sì, è il mafioso vicino a casa. Samsung, conto su di te per questo. Conto su di te, per questo voglio fidarti il tuo primo Pokémon. Un esemplare molto speciale. Appena avrai scelto il Pokémon che ti farà da compagno di avventure, il tuo viaggio avrà inizio. Incontrerai molti Pokémon e persone con idee diverse, e lo sappiamo bene. Spero che tu riesca a trarre qualcosa di questo prezioso, di qualcosa di prezioso da tutti questi incontri. Qualcosa che ti sia di aiuto nella tua crescita personale. È lo scopo principale di questa avventura. Bene, allora entriamo nel mondo dei Pokémon. E mi dai il Pokémon? Non mi dà il Pokémon. Se l'hai tenuto. Va bene. Comunque. Vi spiego giusto due robe che differenzieranno questa serie da Pokémon Bianco. Innanzitutto, non è una serie delle 6, perché penso che ci stia molto meglio. Per farlo come serie delle 6 ci deve essere dietro molto lavoro, tra cui appunto il tagliare qualche battaglia inutile. E naturalmente lascerò filmati se ce ne sono, che tanto ce ne sono pochi comunque, e lascerò battaglie importanti quali Capo Palestra o boh, Lega. Adesso vediamo se lasciare anche quella contro Tonino. Pronto? Sì, cara Raria, da quanto tempo? Sei nostra madre? Un Pokédex per il mio tesoro? Perfetto, anche a me piacerebbe che intraprendesse un bel viaggio. Dovrebbe essere nostra madre. Ah, è già arrivata? Come sempre, quando decidi qualcosa ti metti subito all'opera, eh? Ah, ok, si chiama Belle, indossa un grosso cappello verde. Ho capito bene, bene. Belle, sì. Era l'altra tizia. Non mi ricordo come l'avevano chiamato il rivale. Qua non era Tonino comunque. Samsung, sono a casa. Ovviamente è una casa spoglia, senza porte, senza un cacchio. Ciao mamma, privacy? Niente? Conosci la professoressa Aralia, una famosa ricercatrice di Pokémon. Era una mia vecchia amica e le ho parlato oggi per la prima volta dopo tanto tempo. Sembrava una domanda un po' bruciapelo, ma bruciapelo è una battuta. Ti piacerebbe avere un Pokémon tutto tuo? E non è nello scopo del gioco? Se dico no, no. Game over così istantaneamente. Cosa? Mi sorprendi, sai? Te lo chiederò di nuovo. Ti piacerebbe avere un Pokémon tutto tu? Proprio con la faccia. Ascoltami bene, va bene, ma per forza, grazie, ma che domande è? Bene, il primo passo è fatto. Sai cos'è un Pokédex? Sì. Benissimo, il Pokédex è un ma non me lo devi spiegare se so cos'è! Sì, registri i Pokémon che incontri. Ancora una domanda, vorresti un Pokédex? Dammi anche il Pokédex. Anche il secondo passo è fatto. Allora è tutto deciso.
Una ragazzina di nome Belle sta venendo per incontrarti. È l'aiutante della professoressa Alia e la riconoscerai perché porta un grande cappello. Aspetta, vai a cercarla. Sarà lei a consegnarti il tuo nuovo amico Pokémon e il Pokédex. Proprio nella tua borsa c'è l'Interpoké. Sì, so tutto, è tranquillo. Il nome della ragazzina è Belle, porta un grande cappello verde. Prima volta che vieni in questa città potrebbe essersi persa. Cercala. Si è già dispersa in giro. Comunque, no, è strano che mi spieghi chi sia Belle. Perché noi Belle la conosciamo. E allora il fatto è un altro. Ciao Samsung. Ciao Tonino, con sua sorella. Tonino, come va? Vabbè, Tonino che parla. Hai catturato qualche Pokémon? Sono appena uscito di casa. In queste parti non ci sono allenatori, mi sto annoiando. Eh? La ragazza di nome Bell ti regalerà un Pokémon, davvero? Sorella di Tonino. Samsung. Mi raccomando, se ti regalano un Pokémon, trattalo sempre bene. Non credo. Non credo lo farò. Proprio così. Bene, ti accompagno a prendere il tuo Pokémon. Ho un conto in sospeso con qualcuno. Preoccuparmene, però, ho bisogno di qualcuno di cui possa fidarmi, oltre al mio amico Pokémon. Posso contare su di te? Perché ma certo due punti? Se mi arriva la testa sulle spalle, tu. Cioè, parlava ma certo, ma chi è? Torna pure a casa. Ok, fratellone, ciao Samsung. Bene, cerchiamo questa tizia di nome Bell. Cioè, tipo, c'è un conto in sospeso con qualcuno. Proprio, c'ha la caratterizzazione da mafioso. Forza. Andiamo a cercare Bell. Che appunto mi fa strano il fatto che non ci conosca. Perché comunque noi l'avevamo già vista. Naturalmente non abbiamo scarpe di nessun genere per correre. Non poteva essere altrimenti. Il belvedere di Elisopolis. Scommetto che Bell si starà godendo il panorama da lassù. Vai a prenderti il tuo Pokémon. Ah, ci ho azzeccato. Ah, ci ho azzeccato. Vè qua. Vè qua che roba. Ciao, che bel panorama. Non credi anche tu? Ciao, sì, sono io comunque. Ciao, belle. Sono l'assistente della professoressa Rale e l'esperta di Pokémon. Stavo cercando una persona. Per caso conosci Samsung? Non ho fatto maiuscolo. Samsung sei tu? Ah wow, come ti avevo descritto. E allora potevi riconoscermi. Piacere di conoscerti, che bello incontrarti finalmente. Devo chiederti un favore, ci aiuteresti a completare il Pokédex? Non lo faremo mai probabilmente. Grazie. Grazie a te le ricerche della professoressa Rale potranno continuare. Inoltre completare il Pokédex è molto divertente. Infatti. Bene allora. Ah, qui dentro c'è il Pokémon che diventerà il tuo fidato compagno. Allora, ragazzi, la cosa che differenzierà anche la vecchia serie di Pokémon Bianco è il fatto che se avevamo preso Snivy, questa volta inizieremo con un altro starter. E se la scelta ricade tra Tepig e Oshawott, a me dispiace, ma io prendo Tepig, per il semplice fatto che Oshawott è orribile. Non che Tepig sia tutta questa cima, però è sicuramente meglio di Oshawott. Grazie mille per Tepig. E non solo lo starter, cambierà tutta la squadra. Ve lo dico già adesso perché non aspettatevi i Pokémon che avevo nella squadra precedente. Purtroppo mi tocca rinunciare a Sandile. Tepig ti sentisce proprio. A proposito, vuoi dare un soprannome? No, chiamalo Tepig. Non vuoi dare nessun soprannome? Tristissima. Dopo il Pokémon, ecco a te il Pokédex. Buono. Che appunto non completeremo per il semplice fatto che non si può completare senza l'uso di trucchi e robe varie o altre versioni del gioco. Dunque, il Pokédex è uno strumento ad alta tecnologia che registra automaticamente i Pokémon che incontri. Quello della professoressa ti chiede di catturare tutti i Pokémon di uno, girando dappertutto col Pokédex. Sì, è tranquillo. Posto così? Quanto pensi di farmi aspettare? Stai calmo, Tonino. Chiedo scusa intanto. Quindi quello è il tuo primo Pokémon. Bene, come ti ha già detto la mia sorellina, cerca di prendertene cura come si deve. Cos'altro porti lì? Pokédex? Quello è un Pokédex. Vorrei anch'io un Pokédex. In questo modo potrei diventare più forte. No, non è che ti rende più forte il Pokédex. Imparerai un sacco di cose sui Pokémon e così facendo diventerai imbattibile. Non credo serva quello il Pokédex. Tu chi saresti? Io sono Tonino. Bacio a mano! Voglio viaggiare per tutta la regione di Unima con la mia squadra di Pokémon. Sto cercando qualcosa di molto importante. Qualunque sia il motivo, viaggiare fa sempre bene. E dopotutto ho proprio qui un Pokédex in più che non mi serve, ma guarda un po'. Rispetto a 2 anni fa la distribuzione dei Pokémon sul territorio è cambiata. Quindi più siamo a registrare dati e meglio è. Ti piace? Ecco, mo rompe le balle. Vediamo come te la cavi con l'allenatore. Userò Oshawott. Nell'altro, in Pokémon Bianco, il rivale era stupido, vero? Io non mi ricordo neanche più come si chiama. Adesso mi viene in mente Hope, ma non era Hope, perché quello era su Spada e Scudo. Userò Oshawott che è allenato da quando si è schiuso il suo uovo.
Cioè, aveva, in Pokémon Bianco l'allenatore rivale aveva preso il Pokémon debole al tuo. In teoria aveva Oshawott, se non mi ricordo male. Aveva proprio Oshawott, perché noi avevamo Snivy. Qua potrebbe già rendersi un po' più complicata la situazione. Bravo Peppig. Cacchio, potevo chiamarlo Peppa Pig? Adesso che ci penso. Vabbè, mi sono giocato il nome del Porceddu. Perso, è stata una lotta diversa da quelle con i Pokémon selvatici. Però mi fa piacere sapere che sei un allenatore su cui si può fare affidamento. Vieni in viaggio e tu non dimenticare di allenarti duramente, ok? Guarda, so già che devo farmare come non so cosa. Entrambi i Pokémon ce l'hanno messa tutta. Questo piccolo è ancora debole. Bisogna farlo lottare per aiutarlo a crescere e migliorare. Vieni ora ti accompagnerò al centro Pokémon, dove potrai curare i tuoi amici dopo le lotte. Perché naturalmente adesso anche sapendo che tipi di Pokémon ci sono e se sono rimasti nelle stesse locazioni di Pokémon Bianco, so anche a che punto andare a prendere un determinato Pokémon che mi servirà per la squadra. Cioè, ho già la squadra in mente e so appunto dove trovarlo. Centri Pokémon sono uguali dappertutto. Entriamo. E qua c'è la roba del Pokémon. Ah no, qua l'hanno già unito. Cioè, qua hanno già unito come si chiama? Il market. Che mi dispiace un po' come cosa, perché appunto mi ricordo che in Pokémon Perla, per dire, già in quarta gen c'erano due tipi di strutture, quella che ti vendeva la roba e quella che ti curava i Pokémon. Pokémon Market. Niente, sono stati relegati dentro il Pokémon Center lì. Spiegherò come usare le Pokémon che ti ho regalato. No, no, ma vabbè. Ma tipo mia mamma che mi dà delle scarpe, magari? No? È possibile? Chi è questa? Ma aspetta. Ah, no, è mia mamma. Tu devi essere bella, è un piacere conoscerti. Quindi Samsung ha scelto Tepig. Proprio. Che disgraziato. Un buon presentimento. Quasi dimenticavo. Ecco, sono scarpe da corsa. Grazie, madre. Ti voglio bene. È l'unica cosa che volevo. Ti stanno benissimo. Ora iniziamo con le istruzioni. Ti permetto di camminare più velocemente con B. E il problema è che io devo capire dove ho messo B. Perché c'ho la tastiera in questo momento. Questa invece è la parte mia. Cosa mi regala tua sorella? Mappa, ok. Adesso è arrivato Nino. Ma mia sorella non mi ha regalato nessuna mappa a me. Sbaglio, quelle due erano mappe città. Erano due mappe città invece di una. Vorrei chiederti di portare l'altra a mio fratello. Ah, peccato. Va bene. Anche se si tratta di una sola strada che arriva fino al mare, è sempre comodo avere una mappa città. In più ti darò un'idea a colpo d'occhio di come è fatta la regione di Unima. Che tenerezza. Ora andiamo proprio a serie 19. L'uno. Vuoi partire dall'1? Magari. No, no, andiamo sul 19. Ti insegnerò come catturare i Pokémon. Ok. Serve l'1. La regione è quella, no, raga? Presto tesoro, vi aspetto un viaggio fantastico. Dove Tepig vedrete noi posti, incontrerete tante persone e Pokémon interessanti. Ah, ok. Ok, ce l'ho lì, sta buono. L'ho messo giusto almeno. La mappa è uguale. Fattoria di Venturia, Pokewood, Libeccioppoli. Forse mi ricordo. Passo di Raffan me lo ricordo. Ok, ci siamo. Aspetta, aspetta. La pietra elettrica me la ricordo. Il Montevite, Mistraloppoli. Ok, sì, no. Dovrebbe essere uguale, raga. Non puoi proseguire senza Poke. Stai zitta, stai. Scusa, è con te Tepig. Ecco, porta rispetto. In questo caso, ecco un regalino per il tuo inizio viaggio. Una pozione. Che non mi servirà mai, grazie. Se un tuo Pokémon è troppo stanco, vai al centro Pokémon. Non ti preoccupare di me. So come si combatte. Sono anni che gioco a Pokémon. Di qua. Non so perché, ma mi viene in mente quel giorno sul percorso 1. Si ricorda allora? Passiamo alle spiegazioni. Le pagine del Pokédex si vanno riempiendo automaticamente man mano che incontri i Pokémon. Quando ne catturi uno per la prima volta, vedrai comparire informazioni più dettagliate sulla sua specie. Ora ti faccio vedere come si cattura un Pokémon. Una lezione pratica, diciamo. Non mi interessa a me sapere come si cattura un Purloin, grazie. C'hai Lillipup poi. Perfetto, l'ho catturato. Ora ti do qualche delucidazione. Per prima cosa ricorda che i Pokémon particolarmente in forma sono più tosti da catturare. Perciò è buona norma indebolirli un po'. Ma non è tutto, cerca di stancarli facendo ricorso a mosse che causano loro problemi di stato, come sonno o paralisi. E avrai più chance di catturarli. Devi andare dal tuo amico e portarli alla mappa, no? In teoria sì, ma dove è finito? Per andare a Venturia, cioè il prossimo villaggio, basta andare dritto per di qua. Adesso vai a incontrare e catturare tanti Pokémon. Vuoi che non trovo lo schifo per strada? Non ci abbiamo i repellenti, non ci abbiamo un cacchio. Non ho trovato niente. Buono. Ok, sta buono. Allora, lì c'è da usare Serf volendo, eh. Allora, voglio già far salire di livello il Pokémon? Sì.
sai, sto cercando i Pokémon nell'erba alta. Se tu invece non li vuoi incontrare, ti conviene evitare di passarci. Sei astutissima sta donna. Complimenti, amica. Però mi sa che io voglio affrontarli alcuni. Sai che succede se salti da un gradino? Sì. Ah, quindi lo sai già che si può saltare giù da questo gradino? Sì. Pozioni varie che utilizzeremo forse un giorno. Allenatore? Oh, io sono Nardo. Sono allenatore, la mia passione è quella di far capire a tutti quanto io sia. Quanto sia meraviglioso vivere insieme ai Pokémon. Si lancia giù da una montagna. Che problemi ci sono? Tu sei? Ti chiami Samsung? Sì, piacere. Mi hai già visto in teoria? Forse. Ma non so se sono lo stesso. Il tuo Tepig è un Pokémon decisamente bello. Ma tu devi ancora maturare come allenatore. Ma sono appena uscito di casa! Ti darò una piccola infarinatura. Forza, vieni con me. Battaglia. Volcarona. Ok, grazie. Grazie per trattarmi bene. Proprio Samsung, la tua squadra è in forma? Pokémon danno il massimo per l'allenatore, perciò è importante ricambiare la loro generosità. Casa mia è più avanti. Se vuoi passare dal centro Pokémon, fai pure. Senza esitazione. Scusa un attimo, il dettaglio di casa tua più avanti, cosa mi sta a significare? Guarda, allora lì c'è il centro Pokémon per curare i Pokémon, c'è il market da quella parte e là c'è casa mia invece. Così, te lo dico giusto per se vuoi passare. Naturalmente mi metterò anche a parlare con diverse persone per capire se magari alcuni mi danno dei Pokémon o tipo posso rubarli a qualcun altro. Tipo questo Lillipup, magari me lo portavo a casa, non lo so. Lo butto lì. Vedi? Tipo i vecchi che ti regalano le pozioni servono sempre. Strumenti che metti nella tua borsa vengono automaticamente divisi per categorie. Utile, vero? Non sono abituato. Non sono ancora abituato alla divisione che c'ha questo gioco degli strumenti, perché te li mette in modo strano, più che altro.